La sfida di oggi, ragazzi, è fra Honor 9 Lite e Huawei P20 Lite, due dispositivi Android di fascia media che sono molto carini da vedere, strizzano l'occhio magari a un pubblico giovane, moderno. Due telefoni, insomma, che abbiamo già visto nelle rispettive recensioni, girano piuttosto bene. Andiamo un po' a vedere le differenze sostanziali fra i due smartphone. Qua abbiamo un processore Kirin 659 con 3 GB di RAM, 32 GB di memoria, dual SIM, doppia cam sul frontale, doppia cam sul posteriore. Qua invece abbiamo lo stesso Kirin 659, ma saliamo 4 GB di RAM, 64 GB di memoria, doppia cam da 16 più 2 megapixel, sviluppata in verticale leggermente sporgente, 13 più 2 quasi a filo sul Honor 9 Lite. Honor 9 Lite ha una doppia cam anche per i selfie, 13 più 2, mentre qua abbiamo una sola cam da 16 megapixel per il P20 Lite. Poi vedremo un po' come scattano le fotografie. Display da 5,7 pollici Honor contro 5,8 per il P20 Lite. Perché? Perché il P20 Lite ha la tacca, questa tacca che va a beneficiare magari di una visione più completa del frontale del telefono, quindi quasi tutto schermo con una tacca che impiega ovviamente la selfie cam, la griglia, i vari sensori di luminosità e di prossimità. Qua invece abbiamo una concezione più classica, ragazzi, quindi un display tagliato ad angoletto, qua tutto morbido nelle linee. Sta a voi magari fare una scelta, magari anche estetica, la risoluzione Full HD Plus, la grandezza, bene o male, è la stessa. Andiamo a vedere anche l'interfaccia. Beh, è un'interfaccia Motion UI che praticamente è identica, quindi vado nelle informazioni software per farvi vedere come abbiamo Oreo 800 e Motion UI 800 con le patch di febbraio 2018. Anche qui siamo sul pareggio. In basso troviamo l'ingresso per infilare il jack per le cuffie. Abbiamo il micro USB sull'Honor 9, abbiamo il Type-C sul P20. Entrambi si ricaricano in tempi abbastanza brevi, un'ora e mezzo, un'ora e 40, insomma, sono carichi, ma il Type-C di P20 lo avvantaggia, una tecnologia più moderna. Tecnologia moderna che vede il P20 sbloccarsi semplicemente o alzandolo da una superficie piana, vedete si accende il display e si può sbloccare con il volto, vedete come si sblocca velocemente. L'Honor 9 invece non ha questa features, al limite l'Honor 9 si può risvegliare con un doppio tap sul display, toccando due volte, vedete, si può sbloccare. Entrambi però hanno l'oblò che permette lo sblocco con l'impronta sul posteriore, quindi un'impronta che viene recepita sempre, non ho mai rilevato problemi. Ottimo lo sblocco con il dito. Andiamo a vedere un po' di display, che dite? Ma bene o male mi sembrano molto molto simili, forse quello di P20 Lite è leggermente più a filo vetro, quindi magari un pochino più figo da vedere, ma stiamo parlando di piccolezze. Batterie uguali, 3000 mAh, forse dura di più Honor 9 Lite. Non sono sicuro al 100%, ma durante le mie prove il P20 Lite mi ha sempre salutato almeno mezz'ora prima, bene o male, dell'Honor. Strano, però è così, questo è il mio utilizzo. Processori uguali e quindi, ragazzi, beh, prestazioni secondo AnTuTu praticamente le stesse. Vi lascio i punteggi di AnTuTu e Geekbench, guardate come siano praticamente molto molto simili i due dispositivi secondo questi programmini. Andiamo a vedere però sul campo. Multitasking uguale a carosello, liberiamo tutta la RAM, 1,95 GB libera, 2,54 GB libera. Andiamo ad aprire i social, quindi vediamo un po' come si comportano. Beh, ragazzi, bene o male, allo stesso modo questo Kirin non è un processorone, quindi ogni tanto vedrete degli scattini, dei racchettini, ma nelle applicazioni che contano, secondo me, non ci sono differenze. Andiamo a vedere anche un po' la prova sul browser web. Mediaset in versione desktop fa un po' fatica, eh? Entrambi i dispositivi fanno un po' fatica, come vi dicevo, ci vuole qualche attimo di attesa quando si aprono delle pagine pesanti. Ma non ci fermiamo perché noi liberiamo di nuovo la memoria e andiamo ad aprire un gioco pesante come Asphalt 8 e vediamo cosa succede. Andiamo ad iniziare la gara entrambi
Su entrambi i dispositivi vediamo un po' chi arriva primo, stesso processore, c'è solamente quel giga di RAM di differenza, vediamo chi arriva prima, ma di mezzo secondo P20 Lite, ragazzi, non sto nemmeno a finire la prova, stesso processore, stesso display o quasi, quindi cosa volete che cambi? Praticamente nulla. Andiamo a sentire anche l'unico altoparlante che è in basso per entrambi i dispositivi, sentiamo un po' la parte musicale, tutti i brani. E andiamo ad alzare volume a palla. Abbiamo sentito Honor 9 Lite e andiamo a sentire anche il P20. Ecco l'audio praticamente, ragazzi, identico, stessa capsula, povera di bassi e audio non altissimo, comunque si sente bene, non dovete preoccuparvi. LED di notifica presente su entrambi, radio FM presente su entrambi, dual SIM che porta la seconda SIM in 2G quando l'altra è in 4G, fluidità praticamente la stessa, ci sono i temi, non c'è l'impermeabilità. Qua abbiamo la Wi-Fi dual band, qua il mono band. Sul P20 Lite abbiamo lo sblocco col volto, cosa che manca sul Honor 9 Lite, e andiamo anche a vedere l'interfaccia della cam. Una cam principale 16 più 2, 13 più 2, la seconda cam fa da aiuto per l'effetto di profondità di campo, i software della cam, boh, ragazzi, a me paiono praticamente quasi identici, cambia il cerchio del video, qua c'è un rettangolo, qua c'è un cerchio, ma guardate le impostazioni e guardate le risoluzioni, 13, 16, 4 terzi ovviamente, 10, 9 per quanto riguarda i 18 noni. Ma come vengono le fotografie di questi smartphone? Bene, andiamole subito a vedere. Galleria, e qua possiamo notare la bellezza del notch rispetto magari a un display più tradizionale. Partiamo da dei selfie, selfie che, vi devo dire la verità, ragazzi, io preferisco i selfie che fa il P20 Lite, più dettagliati, c'è più dettaglio, la sfocatura è un pochino meglio gestita, diciamo, rispetto a un Honor 9 Lite che tende magari a impastare un po' troppo e a, diciamo, a offuscare un po' troppo quello che c'è dietro al soggetto. Differenza che si assottiglia quando abbiamo una buona luce diurna. Colori sono belli su entrambi i dispositivi, le foto vengono bene su entrambi. Certo, sempre a vantaggio di P20 Lite, però qui la differenza è veramente minima. Dove si ritrova la differenza? Nell'oscurità o nella penombra, dove Honor 9 Lite va molto più in difficoltà rispetto al P20 Lite. P20 Lite ha una messa a fuoco migliore, meno disturbi nell'immagine, quindi anche un'immagine più luminosa. E abbiamo visto che magari la differenza sostanziale fra le due fotocamere sta nella parte, diciamo, in penombra, mentre quando c'è la luce più o meno i risultati sono simili. Andiamo a vedere anche il prezzo, 229, 369, prezzi diversi fra loro, online 200 contro 320. Dove stanno questi 120 euro di differenza? Innanzitutto il frame dell'Honor 9 Lite è realizzato in plastica, anche se sembra alluminio, ma è plastica. Qua abbiamo l'alluminio, quindi una prima differenza sta magari nei materiali utilizzati. Magari qui questo vetro è un pochino più fragilino rispetto a questo, anche a picchiettarlo si sente come qui ci sia un ticchettio sospetto. Non ci fermiamo qua perché troviamo la micro SD contro il Type-C, Wi-Fi dual band contro mono band, sblocco col volto e accensione dello smartphone quando va in verticale. Qua invece abbiamo solamente il doppio tap. LED è presente su entrambi, quindi la differenza sostanziale, ragazzi, dov'è? Sta nella facciata, quindi nel tutto schermo, nel notch, quindi un'idea moderna di smartphone, e nella foto, nella fotografia, quindi un P20 Lite che esce vincitore. Per il resto, autonomie paragonabili, audio paragonabile, prestazioni nei social paragonabili. Le differenze di 120 euro sono semplicemente quelle che vi ho elencato, quindi spetta a voi decidere quale fa al caso vostro. Detto questo, io vi saluto, fatemi sapere quale preferite, fatemi sapere magari se li avete acquistati, io vi ringrazio, vi invito a lasciare un bel like al video, ad iscrivervi al mio canale e ci sentiamo alla prossima. Ciao!